Primo giorno di riapertura dopo il lockdown, quali sono le speranze e gli obiettivi? Sono sempre quelli comunque di fare una bella stagione. Siamo da 17 anni che siamo qua a offrire i nostri prodotti, prodotti del territorio, muscoli, focaccia, birrificio del Golfo, quindi è questo consorzio che è stato fatto 17 anni fa per l'appunto, che promuovono appunto i nostri prodotti d'eccellenza del nostro territorio. Quindi speranze come ogni stagione sono sempre piene e positive. Ecco. Questo mese di stop ha agevolato in qualche modo la crescita e lo sviluppo dei muscoli? Ma la natura è andata sempre avanti, quindi si è fermato l'uomo, però la natura ha sempre proseguito il suo viaggio, quindi da punto di vista come accrescimento dei muscoli non ci sono stati problemi. Qualche problema sulla vendita, però comunque non possiamo dire che è andata male, tutto sommato andiamo avanti, piccoli passi ma andiamo avanti. E per questa ripartenza comunque sia sono state adottate tutte le norme igienico-sanitarie previste? Tutte le norme igienico-sanitarie previste e tutti i nostri operatori hanno mascherina, i guanti comunque quelli già prima, cappello prima, distanziamento, tavoli, quant'altro e poi comunque insomma aspettiamo sempre anche nel buon senso delle persone comunque che vengono qua a trovarci e quindi fa parte anche loro del loro dovere. Fino a quando si potrà assaggiare i prodotti? Noi apriamo stasera e ci saremo tutte le sere dalle 7 fino alle 10:30 fino al 31 di agosto. E qua si mangia esclusivamente spaghetti di muscoli, muscoli alla marinara, focaccia semplice, focaccia coi muscoli, pizza coi muscoli e poi la birra del Golf e l'aperitivo di ostriche. E allora buon appetito! Grazie mille!